quando Maria e Giuseppe dovettero recarsi a Betlemme per registrare il loro nome al censimento ordinato dall'imperatore Cesare Augusto. Giunti a Betlemme, Giuseppe cercò subito un alloggio per la giovane sposa, ma non trovandolo dovette passare la notte fuori dalla città, in una stalla. Thank you.
Giunti a Betlemme, la stella si fermò sul luogo dove era Gesù, ed essi, entrati, videro il bambino con Maria, sua madre. Si prostrarono davanti a lui e lo adorarono. E aperti i loro scrigni, gli offrirono il dono, oro, incenso e mirra. Grazie.
sala più complete, come ora qui, dove ogni chiesa del mondo, migliaia di anni dopo la creazione, si alza il primo mattino del mondo. Con la nascita di Gesù rinasce per ogni uomo la virtù bambina della speranza. Natale è la sorgente inesauribile della ripresa e Dio sa quanto questa parola sia oggi preziosa per ciascuno di noi. Il vero amore, la carità, ha un orizzonte di 360 gradi e Gesù con la sua nascita ha purificato la nostra e la sua vita, al di là dei nostri debiti, realizza il desiderio più profondo del nostro cuore. Se mettiamo aria al nostro cuore, saremo angeli che portano amore. E Natale non sarà solo per un'ora o per un giorno, ma per tutta la vita. Buon Natale! Benissimo lavorare con loro e spero ci saranno altre occasioni.
E certo, voglio dire, l'emozione ha fatto tanto, perché è la prima volta che abbiamo insegnato ad Alessio, a Valerio a uscire la voce, a Federica che magari non si esprimeva bene davanti al microfono, però diciamo c'è riuscita, Marianna altrettanto, Carla bravissima, Martina altrettanto, Alessio bravissimo, Florinda che ci ha prestato la sua immagine come Madonna, e insomma abbiamo fatto qualcosina di carino per renderlo più particolare. E nel nostro piccolo, sì, diciamo non siamo tutti gruppi, però siamo noi in rappresentanza di tutti ad augurarvi un buon Natale, e che sia davvero un buon Natale per tutti, sincero e vero. E niente, quindi se Don Fabiano vuole dire qualche cosina, così, ma molto soft, perché lui è il maestro, quindi ora... Sì, no, io mi chiedo... Quando è salita a cantare, quando ho visto Accademia, mi disse, ma perché è vestita per rosso? E vedevo qua, insomma... Hai visto? E perché non cantate quando siete qua? Perché la voce ce l'avete belle pure, vero? Grazie, no, grazie naturalmente ai ranni pure, perché i grandi sono quelli che propongono. Qualcuno mi ha proposto una cosa, aspetta. Dice, ma scusami, non sarebbe bello il giorno di Natale fare un'improvvisata davanti alla villa, che ne so. Uno si mette, Sara, ci mettiamo là. E così auguriamo la gente che passa, dice, ma chi sti così? E si ricordano che è Natale, ma il Natale noi lo dobbiamo ricordare, giusto te? Damian, ok? Va bene, grazie. Grazie, grazie. E tutto questo, Antonio, è lui dietro le quinte. Dietro le quinte, e se nessuno suona come si canta? Giusto? Quindi siccome tu suoni, sei partecipe, se no non si può cantare così. Grazie, un buon lavoro e continueremo. E attenzione, pomeriggio. Forse qualcuno di voi c'è pure, no? Altri? Sempre nella nostra comunità, insomma un po' allargata, pomeriggio c'è, dalle 6 in poi c'è il momento anche di prese di quadri viventi tipo sul Natale. La stessa cosa cantata qui, l'hai rappresentata figurativamente. Quindi fate una bella passeggiata a Sant'Antonio, a metà strada, ci vedremo se i vincerini si occupano. E poi ci vediamo l'uno come diciamo espressione di canto, giusto? E nel programma c'è scritto, prendetevelo. Buon Natale!